Salve a tutte e tutti, care amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro Sant'Enchan. Oggi, questa mattina, ho registrato un video nel quale parlavo di tante piccole amenità dell'attualità. Ho rinnovato le mie espressioni circa il regime castrista e comunista in generale, perché ho affermato che, come sempre dico nei miei video, le rivoluzioni comuniste sono riuscite a scacciare delle dittature, ma hanno instaurato dittature peggiori. Poi ho parlato di come gli Agnelli abbiano preso delle sovvenzioni di Stato per far fronte ai loro debiti e abbiano dislocato in America, facendo un patto con la Chrysler, una fusione con la Chrysler, e dopo tutti gli aiuti di Stato che hanno preso senza devoluzione, alla fine ci hanno fregato del denaro. Spero che questo non infici la monetizzazione, mi è sfuggito, lo dico a quelli di YouTube. Ci hanno marpionato le sovvenzioni di Stato. Almeno, dicevo, Giovanni Agnelli aveva dei gusti tradizionali, cocaina a parte, che la comparte anche il suo nipote Lapo. Però, ecco, vi ho anche detto nel video che ho fatto questa mattina che voglio fare degli sponsor time. Quindi a tutti quelli che mi seguono in Facebook come Sant'Enchan, a tutti quelli che mi seguono in Twitter come Sant'Enchan, a tutti quelli che mi guardano in YouTube come in questo momento, se voi commentate i miei video, vi mettete like, mi raccomando che i commentari siano attinenti all'argomento del video. Non basta soltanto dire sponsorizzami. Però più video guardate e più io vi terrò in conto. Dico questo all'inizio perché adesso passerò a parlare del tema del giorno, che dopo quello di questa mattina mi è rimasto del tempo per fare un altro video, perché se no molti guarderanno il video e poi si perdono il fatto che io voglio sponsorizzare dei canali. Già l'ho fatto nel passato e in uno o due video ho parlato di altri canali. E lo ricontinuerò a fare, soltanto che voi mi dovete dare anche voi una sponsorizzazione, oppure limitarvi a guardarvi tutti i miei video. E mi raccomando, più video guardate, più gli mettete like e più li commentate. È logico che se più o meno seguite i primi minuti di un video sapete di cosa sto parlando nel video e quindi potrete anche fare dei commentari interessanti. Poi io sponsorizzerò quelli che almeno mi lasciano un commentario a un video e gli danno like. Soprattutto un commentario, perché magari trovare i like è un po' difficile, ma i commentari, visto che io li ho filtrati, ogni volta che qualcuno commenta un mio video e dentro in YouTube devo selezionare i commentari che voglio far passare, che accetto, perché non è quasi mai successo nel passato, ma nel passato qualcuno mi ha insultato, allora ho ristretto i commentari, non li ho annullati, ma devono essere approvati. Quindi quando voi mi commentate uno o più video, io so che mi state guardando e vi sponsorizzerò il canale. Il tema del giorno, beh, già da tanto tempo volevo fare un video al rispetto. Adesso che ho tempo, dirò i fondamentali, perché non ho molto tempo. Spero di non dilungarmi troppo. Probabilmente il video lo titolerò soltanto La meditazione. La meditazione è un atto volitivo,
cosciente che permette all'individuo di accedere a stati di coscienza, d'animo e mentali distinti senza dover assumere droghe, stupefacenti, alcol, inebrianti, intossicanti. Quindi tutte le persone che cercano lo sballo del sabato sera, tutti quelli che si perdono con l'alcol, con le droghe, non sanno invece quello che si stanno perdendo al non praticare la meditazione. La meditazione ti permette di realizzare quello switch di coscienza per cui entri in un altro piano dell'essere senza ricorrere a droghe, che, lasciando da parte il discorso salutistico su come faccia male drogarsi, ubriacarsi, inebriarsi, prendere stupefacenti, allucinogeni, dal punto di vista della salute neurologico, cardiovascolare, broncopolmonare, fumare, tutto, ma la cosa più stupida è che si vuole alterare la coscienza attraverso delle sostanze chimiche senza nessuno sforzo, e poi il cambiamento prodotto non implica nessun cambio di coscienza, e quindi l'individuo rimane inerte, consumatore di sostanze che, oltre a lentamente ucciderlo, non provocano nessun effetto concreto e profondo in lui. Invece la meditazione è un atto libero e cosciente che col tempo provocherà alterazioni psicofisiche nell'individuo, mentali, cerebrali, ma non dannose. E poi uno è libero di entrare in meditazione quando vuole, di uscirne quando vuole, e non ci sarà nessuna alterazione neurologica, nessun danno epatico e nessun trastorno dei polmoni, nessuna contaminazione dell'organismo. Quindi la meditazione è gratuita, è libera. Ci sono tanti metodi per meditare, per esempio attraverso la pratica dello yoga si rafforza il corpo, poi ci si siede a gambe incrociate, attraverso il pranayama, il controllo della respirazione, si può focalizzare la propria attenzione sulla respirazione. Attraverso il Tai Chi Chuan e il Qigong si può meditare in movimento e meditare su esercizi aerobici, aerodinamici, cioè che sfruttano il movimento e la respirazione. Quindi, come dire, poi il rosario buddista o indù di 108 grani, ce ne sono anche con meno, che attraverso il suono, attraverso il mantra, tu focalizzi la tua mente per mantenerti cosciente. Non si tratta di interiorizzare la tua attenzione perdendo il focus sulla realtà, ma non si tratta neanche di rimanere perso nel mondo esterno. Si tratta di mantenere la propria coscienza vigile sulla soglia della percezione. Quindi, per esempio, Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum,
Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Bene. Il ritmo, la velocità devono essere regolate in modo che non ci sia del tempo differenziale, in modo che non ci si distragga dalla recitazione. E si può recitare un mantra ad alta voce, a bassa voce o mentalmente. La velocità varia dalla propria abilità, ma anche dal fatto che non deve essere né così lento per distrarsi sensorialmente, né così veloce da avere delle difficoltà a recitare il mantra, altrimenti sarebbero i due opposti che si debbono evitare sempre nella vita. Bisogna essere equilibrati. Ci sono molti mantra. Questo era un mantra del buddismo tibetano vajrayanico, ma ci sono anche mantra di altre interpretazioni del buddismo, perché il buddismo è solo uno che in ogni paese ha avuto un'evoluzione propria. E poi ci sono invece molte religioni del così chiamato induismo che hanno vari mantra come Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vabbè, Om in sé è un mantra. Quindi la recitazione dei mantra, l'importante è non eccitarsi né andare troppo sottotono, ma mantenere una certa vigilanza, calma, né che reciti troppo veloce e vai a sincopato. Io adesso sono stato un po' rapido, più che altro perché non volevo stare 3 o 4 minuti, però ecco, il tempo lo regoli a seconda del momento, dello stato nel quale ti trovi mentale, psichico, e poi ecco, ci sono molti mantra, si possono scaricare o ascoltare da internet, dalla web, e si possono comprare libri come quelli di Rinesh, del Dalai Lama. C'è un libro della Astrolabio Ubaldini che io vorrei commentare, ma è abbastanza difficile per commentarlo. Di Lama Anagarika Govinda, che spiega le origini e il significato del mantra tibetano Om Mani Padme Hum. Poi naturalmente ci sono anche altri mantra di scuole buddiste, cioè che non sono religioni buddiste diverse, sono solo scuole interpretative buddiste distinte, come Tendai o Shingon in Giappone, Shugendo in Giappone anche, credo che Shingon sta anche in Corea, che loro hanno collegato con i Kuji-kiri, i 9 tagli di potere, che sono 9 mudra principali, in tutto sono 81 le combinazioni, che adottavano anche i ninja, ma che sono delle scuole del buddismo esoterico della prima epoca di diffusione del buddismo in Giappone, non so se è Edo, che hanno anche delle frassi, ci sono 9 frassi o 9 lezioni che si recitano quando si praticano i Kuji-kiri. Bruno Abieti ha scritto un libro nel quale si parla anche dei Kuji-kiri. Non so se i segreti del ninja o qualche cosa del genere.
più avanti vi farò vedere, anche perché è un video generico sulla meditazione. Quindi i benefici della meditazione giornalmente ti tolgono fuori dallo stress, focalizzano meglio la mente, ti fanno realmente raggiungere stati d'anima di coscienza alti senza dover prendere intossicazioni da inebrianti, stupefacenti, alcolici. La meditazione è veramente una presa di coscienza lucida, è una tecnica di igiene mentale, quindi non necessariamente deve essere visto come un atto religioso. I religiosi in Asia meditano, ma le tecniche meditative in sé possono essere praticate da tutti, anche da atei o da religiosi che non sono né buddisti, né indù, né taoisti, né shintoisti, né jainisti, però anche da atei, perché si tratta di tecniche mentali, non si tratta di atti di fede, atti di devozione e preghiere, ma si tratta di focalizzare la mente. Ci sono anche forme di fissare dei bindu, dei punti a una certa distanza, a una certa altezza, dalla quale si trovano i propri occhi. Per cui anche si possono contemplare degli oggetti o meditare su oggetti esterni. Non sempre devono essere recitazioni di mantra, luci, colori, forme mentali. Possono anche essere luci, colori, forme, suoni, punti esterni, oppure uno medita prendendo il tè di pomeriggio e ascoltando musica classica, rilassandosi. Ogni tanto passa un carro vicino all'edificio. Vabbè, allora la meditazione è realmente molto importante. I mudra nello yoga e nel Shingon, nello Shugendo e nel Tendai giapponese e anche coreano, anche cinese, perché Tendai è la forma in cui i giapponesi chiamano il monte Tiantai. Per cui si crede che in Cina sono affluite le correnti del cosiddetto buddismo esoterico, vajrayanico o tantrico, che dal Tibet è passato alla Mongolia, nel monte Tiantai. Per quello che il buddismo Tiantai cinese della prima epoca, che ha avuto meno diffusione poi del Chan, in Giappone si è definito buddismo Tendai. Non so se nell'epoca Edo. Allora, anche contemplando la natura in uno stato meditativo o contemplando le opere d'arte, come dimostra la sindrome di Stendhal, che può venire un attacco di panico di tante opere d'arte che si è contemplato, che uno va in estasi. Infatti, per gli antichi greci, l'attacco di panico non era una patologia psichiatrica o neurologica, ma l'attacco di panico era la fascinazione della potenza, della natura, e quindi era, diciamo, una possessione divina. Perché Pan era il dio della natura. Quando uno soffriva un attacco di panico, in pratica era l'equivalente di un tarantolato, cioè di un posseduto. Attraverso di lui, tramite lui, il dio Pan esprimeva lo stupore che l'essere umano ha per l'incommensurabile abismo dell'esistenza, della natura. Quindi non veniva visto l'attacco di panico come negativo. E non è vero che solo l'uomo moderno ha attacchi di panico.
Il fatto che nell'antichità si interpretava in un'altra forma. Uno era pervaso da oscurità e da un certo sentimento, allora magari credeva che veramente forze cretonie, cioè del sottosuolo dell'Averno, delle potenze creatrici della naturalezza, si comunicassero con lui e attraverso di lui per lanciare dei messaggi. Per esempio, molti credevano di poter comunicare con i loro cari estinti, oppure di sapere delle cose del passato, del futuro, di pervenire a un certo dono di chiaroveggenza. E quindi il fortunato che aveva un attacco di panico che stabiliva una connessione con Pan era come il fortunato che, colpito da una folgore, non moriva ed era considerato un miracolato dagli dei, per cui era una persona che era già differente, era un nato in vita. Quindi anche gli attacchi di panico una volta erano visti come contemplativi, anzi si ricercavano. Aleister Crowley recitava un poema ellenico che è un'invocazione al dio Pan, un'invocazione che si recitava moltissime volte vicino a ruscelli, luoghi particolari in determinati giorni dell'anno, in determinate ore del giorno e della notte, in determinati luoghi, soprattutto selvaggi, boschi, fiumi, perché uno potesse essere posseduto dal dio Pan. E infatti Borges parla, Jorge Luis Borges, nel suo racconto L'Aleph, parla che stando in uno scantinato entrava un raggio di luce da un buio, cioè era tutto buio, entrava un raggio di luce dalla porta socchiusa, e lui, fissando quell'asse di luce, riusciva a percepire l'alfa e l'omega della creazione, tutta la totalità delle cose, perché sarebbero contenute nell'Aleph, la totalità delle cose. Quindi, come dire, la contemplazione ha sempre, e la meditazione hanno sempre ispirato le persone in vari modi. Eppure, come gli è successo a Jorge Luis Borges nel suo racconto L'Aleph, leggetelo perché è molto interessante. Lui, in uno scantinato al buio, guardando un piccolo raggio di luce, si è ispirato e ha visto nello schermo della sua mente scorrergli davanti tutto quello che sapeva, tutte le sue esperienze, tutte le sue conoscenze, in un periodo della sua vita che in pratica la sua vista era quasi oscurata dalla totale cecità. Anche se riusciva a vedere, vedeva già ombre giallastre. Perché lui disse che la sua cecità non era nera, ma era giallognola, cioè lui non aveva proprio perso la vista, ma aveva perso la qualità di mettere a fuoco e di mettere a fuoco i colori, per cui vedeva tutto un mondo di ombre. Un po' come ci descrive l'aldilà, l'Averno, Omero, un mondo di ombre. Bene. Io sono contento di avervi potuto fare questo nuovo video. Ricordatevi anche che un'altra forma di meditare è leggere. Leggendo vi si schiudirà la mente, vi si aprirà la mente, la lettura vi farà viaggiare nello spazio e nel tempo, vi confronterà con esperienze nuove, vi farà vedere e percepire cose che magari non avreste mai immaginato. Quindi, oltre alla meditazione che vi ho descritto fin qui, e non voglio essere ridondante, anche la lettura attenta è una forma di meditare, perché ogni libro racchiude un proprio universo. Si può navigare in luoghi
lontani senza mai spostarsi dalla propria sedia, come ebbe a dire, adesso non mi ricordo più, uno scrittore italiano che si era stancato di viaggiare per il mondo e poi disse basta, sono troppi i rischi di brigantaggio, di incidenti, di assalti, io viaggio per il mappamondo, viaggio con i miei libri. Quindi la lettura è un'ottima forma per viaggiare, per distrarsi, per evadere dalla realtà cinica e bieca e soprattutto per meditare, per evadere dalla realtà, per spaziare oltre i confini della nostra quotidianità. Leggere è meglio che guardare la tele. Quindi vi consiglio a tutte e tutti voi che se cercate dello sballo, meditate di più, leggete di più, perché dopo la lettura ti rimane qualcosa, poi anche ti rimane grande facilità di parola, sei capace di esprimerti meglio, a comunicare meglio i tuoi pensieri, le tue idee, le tue emozioni. I libri ci danno anche quello, la facoltà di sviluppare una migliore coscienza e di trasmetterla meglio. Di non reagire come dei primitivi, con un linguaggio scarso e limitato di chi si brucia il cervello con droghe ed alcol, il fine di settimana. Invece bisogna leggere, bisogna approfittare di ogni momento per poter leggere, e di cose da leggere ce ne sono tante. Non c'è più la scusa, ah, ma io non so che trovare. Puoi andare in liquidazione di libri, puoi andare in ferie dei libri, puoi comprare libri usati. Ci sono delle librerie che purtroppo chiudono perché falliscono, allora fanno delle vendite al 50%, cioè non hai 5, 10, 15 euro per comprarti un libro ogni tanto. Non dico che devi leggere un libro al giorno, un libro a settimana oppure anche un libro al mese, dipendendo dalla difficoltà di lettura che comporta quel titolo ed anche dalle dimensioni del libro. Certo, ci sono dei libri alti così, grossi così, Guerra e Pace, I fratelli Karamazov, Gli innominabili di Victor Hugo, sono dei libri che non so, sono addirittura in due o tre tomi. Quindi ho come Musashi, un libro con più di 800 pagine. È logico che un libro quando ha più di 800 pagine o 2000, che sta in più di un tomo, e tu hai le mie stesse difficoltà a leggere, che leggi lento, come leggo lento anch'io, magari leggi dalle 20 alle 40 pagine in un'ora, è logico che un libro di 800 pagine non lo finirai in un mese, ma non è importante. Cioè, orientativamente uno dice leggere un libro a settimana o un libro al mese, poi dipende dalle proprie abilità, perché l'importante è leggere comprendendo quello che si legge e poi potendolo apprezzare. Allora, se tu leggi un unico libro di 2000 pagine una volta ogni 6 mesi, è come se avessi letto tanti libricini di 100 pagine ogni 3 o 4 giorni. Cioè ti devi regolare, non è necessario leggere 12 libri all'anno oppure 56 libri all'anno. Ci sono delle persone che sono così tanto abituate a leggere oppure che hanno un cervello così agile che si leggono libri di 800 pagine ogni giorno, quindi leggono 365 libri in un'ora al giorno, ne leggono uno e hanno 2000 pagine. Però sono casi eccezionali. Se tu leggi con una giusta velocità di lettura, cioè quella che riesci a raggiungere, il tempo che puoi trovare la settimana, beh, che tu legga 2, 3, 5, 12 libri l'anno, non è importante. L'importante è che lega, perché anche quello ti schiuderà col tempo gli orizzonti della mente e ti arricchirà molto interiormente. Perché avere strumenti nozionistici, concettuali per esprimersi meglio, ti renderanno più libero e meno schiavo e dipendente dalle cose che dicono gli altri. Perché
perché altrimenti invece di parlare sarai parlato, dovrai ricorrere a quello che dicono gli altri, a quello che esprimono gli altri, ed è questo che abbiamo in Italia, la schiavitù dai giornali, dalla stampa, dai periodici, dai divulgatori televisivi di opinioni, dagli opinionisti, dai giornalisti, dagli edicolanti e dagli opinionisti, che creano delle idee per il grande pubblico che non è capace di crearsi delle idee proprie perché non si legge più in Italia. Se invece si leggesse di più, non importa che, la gente sarebbe in grado di crearsi le proprie opinioni senza dover ascoltare i critici, gli opinionisti, i giornalisti in merito a nulla. Uno può continuare a ascoltare chi vuole, ma i propri giudizi critici se li forma da sé, se legge e dà gli strumenti nozionistici, concettuali e dialettici per potersi armare la propria retorica. Quindi leggi per non essere schiavo, schiavo mentale e forse anche schiavo fisico. Perché altrimenti poi cerchi le evasioni nel gioco di azzardo, nelle droghe, nell'alcol, nelle discoteche e poi ti compri il formato ideologico che ti vogliono vendere perché ti sembra il migliore. Invece per leggere i giornali con senso critico, per guardare i telegiornali con senso critico, per ascoltare i giornalisti con senso critico, e per ascoltare gli opinologi, gli opinologhi, i tutologi, i critici con senso critico, devi leggere. Poi magari leggerai le cose che più ti interessano, ma intanto riuscirai ad avere agilità mentale e anche qualche nozione, che non basta. Quindi, con questo invito alla lettura, con queste mie riflessioni sulla meditazione, il vostro Santen Chan vi lascia. Mi raccomando, ciao. Continuate a seguirmi e vi ripeto adesso a chiusura del video. Date like ai miei video, guardateli, metteteli fra i favoriti in YouTube, diffondeteli, condivideteli nelle reti sociali e commentateli. In questo modo, se li condividete nelle reti sociali, fatemi sapere col link in quale rete sociale l'aveste condiviso il mio video o i miei video. In questo modo, più video condividete nelle reti sociali, più video commentate, più video gli mettete like, più vi iscrivete al canale, più mi fate sapere in quali reti sociali avete condiviso il mio video, YouTube, Twitter, Facebook, quello che volete, ed io farò un sponsor time di tutti quelli che hanno fatto quello che ho menzionato prima, condiviso i miei video, dato like, messo fra i favoriti del canale, commentarli, oppure esprimere dei pensieri. Magari partecipate alle discussioni del canale, apritene una. Io i commentari li filtro, così so anche chi mi commenta e vado a sponsorizzargli poi il canale. Mi raccomando, condividete nelle reti sociali il mio canale, i miei video. Più video miei guardate, condividete, commentate, date like, e più saranno alte le probabilità che io vi metta in cima alla lista dei canali che vado a fare il sponsor time, il mio primo sponsor time, perché per adesso ho fatto degli sponsor time, però inclusi in video. Invece adesso voglio fare degli sponsor time apposta, ex novo, senza fare altro. E quindi, se sarete in molti, farò molti sponsor time. Poi, naturalmente, anche voi, se fate degli sponsor time con me, con il mio canale, magari anche parlando del mio Facebook, eccetera, fatemelo sapere nel commentario di questo video, mettetemi il link del vostro sponsor time al mio canale. Vi saluto ancora una volta, il vostro Santen Chan. Arrivederci e grazie, ciao. E meditate, gente, su queste ultime cose che vi ho detto dello sponsor time.
Leggete bene. Ciao.